Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship. Anche oggi vediamo un episodio di Akinator, il secondo. Primo perché con il video scorso mi sono divertito tantissimo e secondo perché mi avete dato un sacco di spunti e di personaggi da portare qui oggi. Io ne ho scelti alcuni, quindi non li vedremo tutti quanti, però intanto questi ci sono. Allora io inizierei con un personaggio femminile e in particolare Lilith, che è un personaggio della serie Borderland. Allora, Lilith è nata in Italia? No. Ha un cellulare? No. Fa parte di un videogioco? Sì, Borderland, che è ambientato sul mondo di Pandora, e Lilith è uno dei personaggi che possono essere scelti dal giocatore per intraprendere un'avventura, diciamo, su questo pianeta. Lilith fa parte di un gruppo di cacciatori di tesori. Fa parte di Brawl Stars? No. No, non capitano, serie A. Non c'entra, no. Ha a che fare con la Nintendo? No. Non mi ricordo la casa produttrice del gioco. Gioco online? No. Combatte? Sì, combatte molto bene, fra l'altro. Ha dei poteri tutti particolari, oltretutto. Fa parte di un anime? No. Sì, è un essere umano che fa parte della confraternita, fra virgolette, delle sirene. Ha i capelli scuri? No, li ha rossi. È biondo? No. Come naturale conseguenza ci ha chiesto se hai i capelli rossi, sì. Usa un arco? No. Usa armi da fuoco, se non ricordo male. Combatte con una spada? No. Fa parte di un film? No, non fa parte di un film. Usa le pistole? Anche. Usa tutta una serie di armi. E non fa parte dell'universo di Fallout. Combatte anche contro dei mostri. Combatte contro altri esseri umani e anche contro dei mostri. Sì, Borderlands è uno sparatutto che incorpora anche le caratteristiche di un gioco di ruolo, diciamo. È una sirena, sì, è una sirena, come dicevo prima, quindi ha già capito di quale personaggio stiamo parlando, probabilmente. Stai pensando a un personaggio raro e sta pensando a Lilith di Borderland. Adesso vediamo se la fotografia coincide. È lei, perfetto. Allora, adesso io penserei a un altro personaggio che però è un maschio ed è Geralt, dell'universo di The Witcher. Allora, indossa abiti femminili? No, è un uomo, indossa abiti prettamente maschili. Ha i capelli scuri? No. È un personaggio cattivo? Neutrale, direi. Probabilmente no, in generale combatte per il bene comunque. Ha i capelli? Sì, e sono bianchi. Lui ha i capelli e la barba bianca. Biondo? No, non è biondo. Capelli bianchi? Sì. Fa parte di un gioco online? Non credo. È il protagonista dell'opera in cui appare? Assolutamente sì. Ha un cavallo di cui non ricordo il nome? Fa parte di una serie televisiva? Sì, perché è stata fatta anche la serie TV. Ha le cicatrici sul viso? Assolutamente sì, e noi qua sappiamo che ha già indovinato. Geralt di Rivia, di The Witcher. Eccolo lì, quello lì è il nostro personaggio ed è il tipo a cui stavamo pensando. Allora, adesso andiamo su tutt'altro genere, cioè sempre videogame, ma altra cosa. Arceus, vediamo se indovina Arceus, il Pokémon progenitore. Il tuo personaggio è femmina? In realtà non lo so, o meglio, non si sa il sesso di Arceus. È un Pokémon? Sì. È piccolo? No, non è un Pokémon di piccole dimensioni. Può volare? Sì, nel senso che con i poteri psichici che ha riesce a volare, da quello che so. Non ha affinità col fuoco, è leggendario, assolutamente sì, è il Pokémon leggendario per eccellenza. No, Arceus ha quattro zampe. Non è blu, è bianco, mi sembra. Non è bianco? Sì, è bianco. Sì che è bianco, bianco. Ha a che fare con i leoni? No. Eccolo qua, ha indovinato anche Arceus, quindi oggi Akinator è stato bravo fino adesso, perché come vi ho detto non guardiamo tutti i personaggi che mi avete indicato, ma ne sono tenuto uno di scorta, e questo personaggio è un mostro in realtà ed è Lenk
Lankdor, Lacondor, non mi ricordo mai come si pronuncia, Acondor mi sembra che sia, ed è un mostro, diciamo, del videogame che non avrà sentito, nessuno l'avrà mai sentito, ci avrò giocato solo io probabilmente, ma c'era un videogame a suo tempo che si chiamava Outcast, che è ambientato in un mondo parallelo rispetto alla Terra. E uno dei mostri, delle creature di questo mondo era Lacondor. È basso, no, è alto diversi piani. È cattivo. Sicuramente è selvaggio. E mangia tutto quello che gli capita a tiro. Buono non è. Famoso grazie a Minecraft? No. Fa parte del genere horror? No. Outcast era un videogame di avventura. Cammina su due gambe? No. Allora, Lacondor praticamente è un serpente gigantesco che sbuca dal terreno perché vive sottoterra. Non è un diglett, ok, sia chiaro questo. È una cosa seria, avere a che fare con quella bestia lì, perché è virtualmente, come si dice, invulnerabile. 1, 2, sputa qualcosa dalla bocca che al contatto col terreno esplode e mangia tutto quello che gli capita a tiro, quindi non è una cosa divertente. È un serpente, assomiglia a un serpente, sì, ha un aspetto simile a quello di un serpente, fa parte di un cartone, no. Fra l'altro si trova in una delle regioni del gioco, perché il gioco è suddiviso in varie regioni, là c'è la mappa, è divisa in varie regioni che sono tutte visitabili, e in una di queste, la più recondita, nella parte più recondita di questa mappa, si trova quella bestia lì, quindi non è neanche facile arrivarci, ed è considerato all'interno del gioco un essere, diciamo, mitologico, leggendario. Ma perché questo? Perché qualcuno ne ha sentito parlare, ma non è vissuto poi comunque molto per poterlo raccontare. Nel senso che qualcuno l'avrà anche visto, ma poi questa bestia se l'è mangiati, e quindi pochi testimoni, nascono le leggende. È veramente esistito? No. È un Pokémon? Direi proprio di no. Ecco, se fosse un Pokémon direi che ha un carattere che è 10 volte più scorbutico di un Gyarados. Stai pensando a Snake? Proprio no. Cioè, nel senso, sì, parliamo sempre di esseri di esseri che sono dei serpenti praticamente, ma non è decisamente lo Snake. È velenoso? No, non è velenoso, però come ho detto prima, sputa qualcosa dalla bocca e a contatto, non mi ricordo se con l'aria o se con il terreno, questo qualcosa esplode. Probabilmente ha la coda, ma non si sa, perché tutto il suo corpo è sottoterra, a parte, diciamo, la testa e il collo. Ha due occhi, sì, ha gli occhi, però di per sé è cieco. Si accorge delle prede o di nemici grazie agli altri sensi, ma di per sé Lacondor è cieco. È un animale. Sì, è un animale. Fa parte di una leggenda? Allora no, nel senso che non è una delle leggende tramandate degli umani. È leggendario, è un essere leggendario mitologico nel videogame. È molto bravo a combattere. Molto bravo, nel senso che è potentissimo. Cioè ha una corazza che ha una pelle durissima e quindi si fa molta fatica a fargli del male. No, non è di colore verde e non ha a che fare con i draghi, è proprio un serpente, ricorda proprio un'anaconda gigantesca ed è di colore rosso. Non ha le zampe, no. Mangia gli uomini, mangia tutto quello che gli capita a tiro. No, non ha a che fare con la lava, direi proprio di no. Comunque l'abbiamo già messo, è un boss, sì, si può dire che in un certo senso è un boss, non è un boss di fine livello, ma quando lo si trova tutti gli altri mostri e boss e cose che se uno incontra durante il gioco in confronto non sono niente. Stai pensando a Moldenottera di Zelda? No, proprio no. Mi sa che Lacondor non lo conosci. Continua, sì, tu continua, che ti do la possibilità di andarci almeno vicino. È di piccola taglia, no, è gigantesco. Ha a che fare con delle carte? No, non fa parte né di Magic, né di Yu-Gi-Oh, né dei Pokémon, né di
più alto di 2 metri. 2 metri sarà uno dei suoi denti più piccoli, sarà alto 2 metri, probabilmente. Wall of Flesh, Terraria, no, mi dispiace. Oh, l'abbiamo distrutto. Vediamo se c'è nella lista, ma non credo. Occhio di Cthulhu. C'è Lovecraft anche qui. Va bene. No, allora, dobbiamo dirgli noi. Dar. Eccolo qui. Ah, gli inseriamo noi proprio il personaggio, allora Akondard. Bene, Akondard, e adesso vediamo. Descrizione, praticamente è un bestione leggendario. Aspetta, vediamo come posso mettergli giù una descrizione. Aspetta, e poi dov'è che viveva questa? Questo, Anomar Okar era la regione in cui viveva. Animale leggendario che vive nella regione di Okar. Aspetta un attimo. Okar. E gli metto anche il videogame, che male non fa. Vediamo se c'è tutto. Mi pare di sì. Ok, beh ragazzi, direi che con questo in ogni caso ci siamo, l'abbiamo, anche se i primi 3 round li ha vinti lui, uno l'abbiamo vinto noi, perché non era questo personaggio, questo essere non lo conosceva. Lui gli esseri che non siano umani, umanoidi o persone reali le indovina, quindi è così, abbiamo vinto noi. Bene ragazzi, il video termina qui, grazie per avermi seguito. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Per non perdere nessuna novità, cliccate sulla campanellina degli avvisi. Per i social, link in basso in descrizione. Noi ci vediamo più avanti. Ciao a tutti!